La conduttrice ha confermato le indiscrezioni con una storia su Instagram, e adesso scatta l'ansia vera. La conduttrice partenopea sarà ballerina per una sera nel programma condotto da Milly Carlucci durante la seconda puntata dello show. Barbara, 67 anni, ha sempre nutrito una grande passione per la danza. Come lei stessa racconta sui suoi canali social, quasi ogni mattina, si esercita con il suo maestro di ballo in coreografie che spaziano su diversi stili. Da un po' di tempo circolava la voce secondo cui Barbara D'Urso avrebbe fatto parte del cast di Ballando con le Stelle. In tanti avrebbero voluto che la nota conduttrice fosse una concorrente ufficiale del programma. Tuttavia, almeno per il momento, i suoi fan devono accontentarsi di vederla ballare solamente una sera per racimolare il tesoretto che, poi, Alberto Matano darà a una delle coppie in gara. La notizia è stata ufficializzata ieri e questa mattina, venerdì 27 settembre, anche Barbara ha espresso il suo parere in merito. Nel suo profilo Instagram è comparsa una storia con scritto: e adesso scatta l'ansia vera, con una serie di emoticon divertite e cuoricini. Milly Carlucci. Ho provato a convincere Barbara già anni fa. Milly Carlucci, storica conduttrice dello show, durante la conferenza stampa, ha svelato che in realtà avrebbe voluto Barbara D'Urso nel cast già diversi anni fa. Con Barbara c'era stato un tentativo anni fa, ma non ci siamo riusciti perché era molto impegnata tra tutti i programmi che faceva. Ci siamo tenute in contatto, io le ho detto di venire adesso, lei un po' ci ha pensato, ha detto la Carlucci. Noi non cerchiamo la polemica. Quando abbiamo avuto momenti vivaci davanti alla giuria si parlava di ballo. Sono cose che nascono dal ballo e dalla passione che loro ci mettono. Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, la reazione di Selvaggia Lucarelli. E a proposito di giuria, proprio durante la serata con D'Urso protagonista, sarà inevitabile il confronto con Selvaggia Lucarelli, storica giurata del programma. Tra la giornalista e la conduttrice, non c'è molta simpatia. Infatti, la Lucarelli, dopo aver appreso la notizia che Barbara sarà ballerina per una sera, ha reagito con un commento ironico su Instagram. Proprio il giorno in cui io ho Pilates, ha scritto Selvaggia a corredo della notizia, affidando alla battuta su un ipotetico impegno la possibilità che possa assentarsi nella puntata con l'ospite tanto atteso. La giornalista ha sempre criticato senza appello i programmi della conduttrice, ma soprattutto il suo modo di fare televisione. Lo scorso anno, quando è stato reso noto che Mediaset non avrebbe più confermato la conduttrice, Lucarelli ha ripercorso la personale vicenda raccontando il motivo per cui ha reciso ogni rapporto con lei. Lucarelli, Barbara D'Urso disse falsità su mio figlio piccolo. Circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l'ultima volta. Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. Lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma, ha ricordato Selvaggia Lucarelli. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in TV di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All'ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide, telefonai in diretta per chiedere che si smettesse di parlare in TV di mio figlio minorenne. Barbara D'Urso, il giorno dopo, l'aspettava al varco, ero ospite su altri temi. Prima dell'inizio del programma si fece trovare in corridoio e mi chiamò con aria di rimprovero, ehi tu. Entrai per la prima volta nel suo camerino, mi rimproverò duramente perché ero intervenuta nel programma controcorrente e minacciò di invitare da lei la mia controparte. Le spiegai che stava parlando della mia vita, non di show. Non andai mai più ospite nei suoi programmi. Lucarelli in quell'occasione la definì feroce, spietata, ma anche una professionista di rara bravura che stava diventando sempre più sola.